comandante del 61° stormo di Lecce Gravina. Ancora una volta abbiamo il piacere e l'onore di ospitare una manifestazione importante che contribuirà ulteriormente a rinsaldare i rapporti tra l'Aeronautica Militare e il territorio che lo circonda, ma non solo, ma anche a promuovere un'attività ludico-sportiva che nel Salento è molto florida e che merita di essere portata all'attenzione di tutti grazie all'iniziativa dell'Aeroclub Vega di cui il Luigi Fracasso è il presidente. Presidente Gabellone, io la ringrazio per aver scelto questa sede per questo incontro con gli amici della stampa. Non mi dilungo oltre e passo immediatamente la parola a lei. Grazie veramente, certamente un saluto naturalmente a tutti coloro i quali sono intorno a questo tavolo e un grazie per l'ospitalità al colonnello Colonna. Non poteva essere altra la sede in cui presentare un'iniziativa che come provincia sosteniamo, abbiamo condiviso sin dal primo e soprattutto diciamo dal territorio e aeronautica con l'associazione che è qui rappresentata in maniera splendida, Luigi Fracasso, che ho avuto modo di conoscere un anno e mezzo fa, persona di straordinaria competenza e con grande passione e determinazione nel raggiungere gli obiettivi. È un momento ludico, si diceva, ma è un momento importante perché le frecce tricolore rappresentano per gli italiani un riferimento che diciamo, è di fondamentale importanza in termini di appartenenza ad una nazione, ad un paese, al paese Italia, e loro ne sono certamente una espressione. Quindi è anche questa la forza di un territorio che oggi è proteso verso la conquista di mercati nazionali e internazionali su cui evidentemente è molto forte la competizione di altri territori e di altri paesi. L'augurio è che il tutto, che appunto ci auguriamo non si realizza. Un ultimo ringraziamento, l'ho conosciuto l'anno scorso, lo rivedo quest'anno, mi facevano notare con qualche baffo in più, con qualche grado in più, il colonnello Nat, e questo anche per diciamo, la disponibilità ad essere qui a confermare la sua presenza che per noi